Il nostro compito è essere pronti a tutto. Ma una cosa così assurda, così impensabile. Come potevamo essere pronti? E potrebbe essere solo la punta dell'iceberg. E il parassita non è da solo. Per noi è un territorio inesplorato. Una minaccia di cui non sappiamo quasi nulla. Una minaccia in grado di annientare tutte le forme di vita sulla Terra. Letteralmente. Il React non lo permetterà. Ma per fermarlo, dobbiamo prima comprenderlo. Conoscenza è potere. Scopriremo tutto ciò che c'è da sapere sul parassita. Deve avere dei punti deboli. Diamoci da fare. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con Rainbow Six Extraction. Oggi day one del titolo. Come vedete siamo su Xbox perché il titolo è compreso nel Game Pass, quindi lo andiamo a giocare oggi, appunto, appena è stato rilasciato. Andiamo a vedere questo primissimo episodio, un nuovo capitolo della serie Rainbow Six. Si rifà molto a quello che è stato l'ultimo capitolo, diciamo, di Rainbow Six. Questa volta però, appunto, come avete visto dalla intro, avremo a che fare con un virus sconosciuto. Oggi vi faccio questo primo episodio per dare un'occhiata al titolo. Poi naturalmente fatemi sapere la vostra nei commenti se vi piacerebbe vedere qualcosina in più, se vi piacerebbe vedere magari qualche live, non lo so, ditemi voi un pochino nei commenti. Mi raccomando, ricordate di lasciare like e condividere il video e iscrivetevi qualora non l'abbiate già fatto. Andiamo a vedere nella schermata iniziale, abbiamo Training RV, quindi un po' di allenamento per imparare le basi del gioco. Direi di andare a vedere anche questo, appunto, per esplorare un pochino quello che è il titolo. Magari più avvezzi a Rainbow Six già saranno molto molto pratici, però naturalmente diamo un'occhiatina, esploriamolo dall'inizio. E naturalmente in coop questo dà il massimo, però vediamo anche le possibilità che dà in generale, magari in praticamente single player o comunque buttandoci in una qualche partita con altri utenti, anche perché c'è il crossplay. Wow, quindi eventualmente sembra davvero figo. Figo? Addestramento in realtà virtuale all'avanguardia. Nessuno ha mai affrontato qualcosa di simile alle zone calde. Se dobbiamo inoltrarci e raccogliere dati vitali sul parassita, bisogna prepararsi a dovere. Aspetta. Non hai raggiunto il punto di estrazione in tempo. Nella vera zona calda saresti stato avvolto dalla schiuma di stasi, in attesa di essere salvato. Un altro vantaggio della RV. Niente schiuma di stasi da dissolvere. Te l'ho detto. Figo. Quando tocca a me? Magari possiamo fare dopo pranzo. Tra un paio di giorni. Il prossimo. E eventualmente si potrebbe, visto che è anche presente nel Game Pass, si potrebbe forse organizzare anche qualcosina in live, magari con i subscribers dell'altro sito, quindi mi raccomando seguitemi anche sull'altro sito. Allora, caffè, museo e magazzino. Benvenuto nell'addestramento. In questa modalità gli operatori non ottengono progressi né penalizzazioni. E va bene.
Abbatti il bersaglio, tracciamento nidi, infiltrati e piazza tracciatori. Operazione D, salva l'operatore. Ok. Allora, dobbiamo scegliere il nostro soggettone. Vediamo un pochino. Abbiamo Doc, Ela e Pulse. Vediamo. Guaritore, rianimazione ad area. Stordente pressione. Scanner e ricognizione. Per quanto riguarda le altre caratteristiche, questo ha più corazza. Iniezioni curative, mina e sensore cardiaco. Vabbè, penso comunque qua ci fa scegliere prima l'operatore e poi le dotazioni anche, quindi. Allora, primaria possiamo eventualmente anche cambiare con un altro tipo di arma. E proviamo questa qui? Ma vabbè, proviamo, magari lasciamo quella di base di questo operatore. Abbiamo l'esplosivo. Ok, ma io direi che per il momento la dotazione va bene. Poi vediamo un pochino effettivamente come ci troviamo, insomma. Il React ha approntato dei protocolli per salvaguardare la sicurezza del personale. Le aree in cui si concentra l'attività del parassita sono definite zone calde. Ciascuna di queste è suddivisa in 3 sottozone, separate da camere stagne. Si parte da quella più sicura per completare gli obiettivi e ottenere informazioni. L'attività del parassita cresce dopo ogni camera stagna. Il compito delle camere è limitarne la propagazione. Gli operatori possono richiedere l'estrazione al punto designato e tornare alla base con le informazioni ottenute. Più ci si inoltra, migliore sarà la qualità di queste informazioni. L'ecosistema del parassita è sensibile alle intrusioni. Oltre una determinata soglia, scatena un attacco massiccio volto a eliminare la minaccia. Procedete all'estrazione prima che sia troppo tardi, o verrà applicato un protocollo di sicurezza. Gli operatori che restano indietro per un qualsiasi motivo vengono considerati dispersi. Un dispositivo di stasi entrerà in azione per proteggere i dispersi dal parassita. La successiva spedizione nella zona calda potrà tentare di salvarli. Il React farà di tutto per non lasciare indietro nessuno. Ma se siete dei salami, vi lasceremo lì impastellati per terra con... Va bene, cerchiamo di non farci impastellare, anche se andando avanti, insomma, come detto, le informazioni sono sempre più importanti, più preziose, ma allo stesso tempo anche... Il virus. Allora, sto giocando in modalità grafica, c'è sempre prestazioni o grafica, quindi vediamo adesso in modalità grafica. Gli Archei sono i tuoi principali bersagli. Ne esistono di diversi tipi, con comportamenti e abilità differenti. Consapevolezza del nemico. La maggior parte degli Archei ti attaccherà nel momento in cui ti vedrà o ti sentirà. Gli Archei in allerta sono spesso brutalmente aggressivi e implacabili. Rinforzi i nemici. Quando notano un operatore, gli Archei sono presi da un sussulto, dopodiché ululano per allertare gli Archei e i nidi vicini. Uccidili prima che ululino e o non farai... o non farti vedere adottando un approccio furtivo. C'è un Archeo, insomma, che va abbattuto con la Lama React, che è in grado di prelevare un campione. Per cercare il bersaglio si può usare il drone React. Allora, qui usare il drone, richiesta estrazione. Ah, ok. Diamo un'occhiata anche in giro. Questa è l'arma che abbiamo. Qui immagino che andiamo a segnare, ok, la zona. Così andiamo ad utilizzare il drone. Vediamo. Allora, in linea teorica possiamo anche inzippare. No, vabbè, fino a un certo punto possiamo inzipparci. Immagino che sia quello l'obiettivo, localizza e abbatti il bersaglio. Vediamo un pochino. Allora, abbiamo questo per saltare. Ok, aspetta un attimino. Ah, abbiamo i 14 minuti di tempo a disposizione. La batteria... Ah, la batteria, ok, dura fino a un certo punto. Come detto, abbiate pazienza, ma io Rainbow Six l'ho... Ecco il bersaglio. Il bersaglio sa dove sei. Lo giocai all'inizio. Con una granata fumogena puoi coprire i tuoi spostamenti. Ok, localizza e abbatti il bersaglio. Lancia spine Elite. Vabbè, aspettiamo per utilizzarla, no? Non mi sembra il caso di utilizzarla adesso. Il bersaglio è vicino. Allora, quando un bersaglio è ignaro della tua presenza è possibile effettuare un abbattimento. L'abbattimento è il modo migliore per uccidere un Archeo senza essere notati.
Puoi abbassarti per avvicinarti furtivamente al bersaglio e sfruttare i suoi punti ciechi. Quando sei vicino, abbattilo con RS. Ok. Se il bersaglio è consapevole della tua presenza, puoi usare equipaggiamento React, per esempio le granate fumogene, per neutralizzarlo ed effettuare un abbattimento. Perfetto, quindi ci andiamo a mettere in modalità stealth. Apriamo, poi usiamo una bombetta. Allora, noi sappiamo... Eccolo qua, facciamo quindi direttamente così. Abbiamo messo fuori uso. Fuori uso, tra virgolette. Il nemico è stato eliminato. Perfetto, la lama React si usa proprio così. Meglio averla sempre con sé. Va bene. Il modo migliore per ottenere esperienza è completare gli obiettivi. Ogni sottozona prevede un obiettivo. Ogni incursione si estende su 3 sottozone. Solo tu e la tua squadra potete decidere se completare o meno un determinato obiettivo. Per accedere alla sottozona successiva occorre effettuare la transizione tramite camera stagna. Una volta chiusa la porta della camera stagna non è più possibile tornare indietro. Procedere alla camera stagna. Allora, munizioni non le abbiamo utilizzate, ma comunque possiamo raccoglierne altre, perfetto. Allora, durante l'incursione si è possibile scorte, munizioni, kit medici, ricariche per abilità e tecnologia reale. Ok. E quindi, come detto, prendete in considerazione il fatto che giocai Rainbow Six Siege proprio all'inizio, inizio. E... prima che diventasse quello che tutti quanti voi probabilmente conoscete. Era molto diverso all'inizio. Quindi sono molto poco pratico. Nelle incursioni non sarà possibile recuperare la salute persa, ma solo aumentarla temporaneamente. Ottieni salute aggiunta usando kit medici o tecnologia React. L'effetto è temporaneo e diminuisce col passare del tempo. Durante l'estrazione gli operatori perdono ogni aumento di salute acquisito durante l'incursione. Adesso siamo a 100 più 100 però, eh. Altri nemici non ce ne sono, ma io tipo le casse posso un attimino... per vedere anche un po' la distruttibilità. Primo impatto visivamente direi notevole. E anche selezionando la modalità qualità comunque... frame rate senza ombra di dubbio. Per ora è molto stabile. È ben fluido, quindi... andiamo a recuperare anche cose. Ah, questo stiamo al massimo. Vabbè, direi che possiamo... salute, 109, oddio, questo 100 già stavamo là. Però calcolando che non possiamo poi più tornare indietro, non ha senso lasciarlo. Ci riprendiamo anche quei 3. State in camera stagna. Questa sottozona è un modulo di addestramento all'ecosistema del parassita. Di solito i nidi sono in stato di quiescenza. Gli archei consapevoli della tua presenza allertano i nidi vicino. I nidi risvegliati continueranno a produrre archei pronti a combattere finché non verranno distrutti. I nidi risvegliati producono archeloma in grado di ridurre la tua mobilità, che è quella pappetta. A volte dovremo piazzare tracciatori automatici nei nidi per poterli monitorare. Troviamo qualche nido. Ok, io ad esempio in questo caso posso comunque utilizzare il drone... per magari individuare i nidi. Allora, già dalla colorazione qua cerchiamo di fare anche abbastanza presto, perché comunque la batteria dura quello che dura. Lì c'è un nido, ecco. Se è inattivo possiamo piazzare il tracciatore. Vedi là la pappetta. Quello è un nemico. Yes. Ah, un nemico e un nido, ok. Te lo segni pure il nemico? Non saprei. Vabbè, andiamo piazza e tracciatore. Ah, sono 3 i nidi, quindi non li abbiamo neanche beccati tutti. Allora, qua eravamo saliti in modo... allora, vediamo se riusciamo a non farci beccare. La luce non credo che li vada ad allertare, no? Uno in meno. Ok, come lo faccio a... I tuoi spostamenti attraverso l'archeoloma saranno rallentati, ma non quelli degli archei, che saranno resi ancora più letali. I nidi risvegliati producono archeoloma, a meno che non debbano essere tracciati. Distruggi i nidi prima che si risveglino per...
ridurre la produzione di archeloma nell'area. Quando muoiono, gli archei producono archeloma. Elimina gli archei con abbattimenti, esplosioni o mirando ai loro punti deboli per ridurre la produzione di archeloma nell'area. Ok. Oddio. Trattatore automatico attivato. A posto? E allora ce n'era un altro qua dentro. Ah, eccone qua un altro, quindi. Sì, ma i nidi ce ne stanno pure di là. Quindi ce ne stanno più di quelli che effettivamente dobbiamo. Tieni premuto per piazzare, no? Ah, sì, ok. No, lo vedevo in grigio, pensavo. Ora. Vediamo un pochino se riusciamo. Quello sta girato verso questo lato, quindi. Ah, ce n'è un altro qua. Mazza, ce ne stanno una marea dei nidi, però. Pensavo fossero solo quei tre indicati. Aspetta. Ok. Abbattimento eseguito. Perfetto. Ah, questo. Non so, mi diceva solo di abbatterlo, quindi nel dubbio lo abbattiamo. E ok. Guarda. Tracciatore automatico perso. Bisogna piazzarne un altro su un nido in stato di quiescenza. Lo so, ma là è successo un macello, quindi. Lancio una granata fumogena. Un attimo, questo. Siamo. Cerco di fare così, anche se effettivamente dobbiamo stare attenti, perché questo vedete che. Mi sa che è avvisato, Quindi. Quando avvisano. Oppala. Siete un macello. Merda. Da battere. Per il momento mi sembra molto molto intrigante. Quanto, come detto, sia discretamente una pippa, ma questo è un altro discorso. Allora, il tipo che stava qua si è dato? Immagino che potremmo anche utilizzare un altro drone. Ecco come possiamo dare il nostro contributo alla raccolta dei dati sull'ecosistema del parassita. Ogni sottozona ha un punto di estrazione. Per terminare un'incursione e mettere al sicuro gli ultimi XP ottenuti, dirigiti al punto di estrazione e richiede una piattaforma di estrazione. Oppure possiamo proseguire per la zona successiva, anche se è più complicata, apparentemente. Le sottozone successive includono sfide più impegnative. Maggiore il rischio, maggiore sarà la ricompensa, però anche la possibilità di perdere tutto. Estrarre ora o procedere? Quest'ardua decisione influenzerà il risultato di ogni incursione. Estrazione o prossima sottozona? La scelta aspetta qui sul campo. Allora. Ma ci segna le zone di estrazione o. Immagino che quella lì sia una zona di estrazione, quella con l'elicotterino. Voglio provare a utilizzare anche un po' le armi. Già che ci siamo. Ricarico. Visivamente è molto molto bello comunque. Allora, di nidi ce ne sono in quantità, Ora solo tre ne dovevamo tracciare, quindi gli altri possiamo eliminarli senza troppe. Senza pensarci troppo. Siamo sempre accorti.
Quella penso sia la prossima zona. Quell'altra è l'estrazione. E vabbè, che fa? Non te la fai la prossima zona? Abbiamo fatto il giro del complesso, quindi in linea teorica abbiamo fatto un po' di roba. Possiamo fare azioni evasive da panico in questo modo. Vabbè, proviamo, signori, dai. Al massimo ci fanno secchi. Cosa vuoi che succeda? Tanto questo è allenamento in VR, quindi. Ecco qua, la salute non ce la ridà. Eccola qua. Bravi tutti. 77 però. Va bene. Prossima zona? E dai, va. Esercitiamoci nel recupero dei DIA. Se almeno completiamo tutti i tipi di allenamento. Se non abbandoni una sottozona in tempo tramite un'estrazione o una camera stagna, verrai considerato disperso in azione. Gli operatori dispersi in azione resteranno in una zona finché non saranno salvati in un'incursione futura. Nella prossima incursione sarà disponibile un obiettivo DIA nella zona dell'operatore disperso. Ho impostato un obiettivo di salvataggio. Un operatore intrappolato in un albero archeo. Troviamolo. Allora, lì ci sono anche... Allora, facciamo che, come sempre... Studi regionali... Usare la tecnologia React, avvolgi gli archei nel fumo, il protocollo incursione, procede l'estrazione della terza sottozona, quindi c'era. La prima lezione utilizza i RV per la prima volta. Droni in partenza. Proviamo. Sto morendo. In real life, però. Oh, piano. Vabbè, intanto segniamo, Ma però non ci segna comunque una sega. Cioè, ci stanno, ma... Non ci dà grandi informazioni a tal proposito. Mi sa che... Quella è la zona di estrazione, quindi non può stare qua vicino. Vabbè, il drone possiamo riutilizzarlo anche dopo poco, quindi tutto sommato. Ah no, però un pochino l'ha segnato. Lancio una granata fumogena. Ormai. Dietro uno in bar. No. Ah, forse qua è questo. E per quanto riguarda il trattamento di queste cose, non so se ora ad esempio qua mi converrebbe fare una cosa del genere. Diamo un'occhiatina qua sotto, se no ci buttiamo, poi ci inchiappettano male. Ok, apparentemente no, è una stanza discretamente chiusa. Andiamo di qua. Ok. Qualora io facessi così, lo richiamo il drone. Yes. Ok. Allora, qua sotto non c'è niente. Là c'erano quelli che avevo beccato. Ci sono muri e pavimenti che è possibile distruggere, aprendo nuove possibilità tattiche. Alcune pareti possono essere rinforzate, per esempio per rallentare il flusso dei nemici in un'area. D'altro canto è anche possibile distruggere pareti per creare nuovi percorsi o prendere il nemico a sorpresa. È possibile vedere i nemici nelle vicinanze attraverso i muri. Prova a sparare agli archei attraverso un muro distruttibile per minimizzare i rischi. Qua non avevo visto... Archei, qua dietro sì, in realtà. Per rinforzare, ok. No, vabbè, al momento non... quello come un becco. Ma io posso anche sparare a quei cosi o... Granata fumogena fuori.
Peccato. Abbandonato eseguito. Il nemico è stato eliminato. Ok. Questi li possiamo solo abbattere. Abbiamo comunque un po' di tempo a disposizione, quindi non è infinito il tempo che abbiamo per ripulire le zone. Allora si passa anche da lì. Però io faccio una prova, signori. La facciamo adesso, visto che siamo in fase di training. Ok, per sapere. Allora, ci sarebbe questa strada qui sopra. Vi garba, signori? Vi può garbare come idea? Aia. Ah no, la trovo io. Giovano, la granata ho lanciato pure a te. Problema in meno. Molto calmino. Questo sound. Cosa indica? Credo una situazione non proprio delle migliori. Drone al tempo. Diamo un'occhiatina. Qua è molto... molto squacquerosa la situazione. Come mai? Qui c'è un albero archeo. Cerchiamo di recuperare il DIA e osserviamo la reazione dell'albero. Però... qua sta il tipo. Vabbè, diamo un'occhiatina anche qua intorno, ma direi che possiamo procedere da questo lato a sto punto. Sperando che non ci siano... allora, nemici apparentemente non ne ho visti, ma... bisogna stare comunque accorti qua. Ok. Pazzo e zozzeria. Sta resistendo. Guarda tinto. Allora, aspetta. Quando cerchi di liberare un operatore DIA da un albero archeo, questo consumerà la propria energia per stringere la morsa. Per recuperare energia l'albero archeo produce cellule archee. Distruggendole prima che raggiungano l'albero. Distruggere prima che raggiungano l'albero. Ma tieni sempre d'occhio l'operatore per assicurarti che non venga inglobato mentre sei impegnato a fare altro. Il salvataggio fallirà. E come cazzo faccio? Puoi impedire la produzione di cellule archee anche sparando ai punti di ancoraggio. Quando si aprono per liberare cellule archee, attenzione, i punti di ancoraggio crescono con il tempo. Prima bisogna indebolire l'albero archeo, poi si può tirare fuori l'operatore. Quindi tipo quella. Il parassita sta opponendo resistenza. Eliminiamo i punti di ancoraggio e le cellule archee e liberiamo l'operatore. Ma non vedo una se... cioè, vedi, da là stanno arrivando, ma... sto ricaricando! Aspetta, no. Ma sta riassorbendo io... l'operatore. Forza, non molliamo! Ma non molliamo... oh, e niente, è bloccato. Ma io così comunque le posso dare una mano per riportarlo da quest'altro lato. Ok, quindi facciamo un po' e un po', signori. Poi lasciamo. Spariamo. Spariamo e ripiamo il soggettone. Se mi indica dalla da dove arrivo. Guardati attorno, al momento... vedi, arrivano pure da qua, quindi io vado qua, là. So che possiamo distruggere direttamente l'origine, ma siccome è un po' più lontana, quella non la riesco a vedere. Bene, okay. Ora portiamo l'operatore al punto di estrazione. Sì, non è stata proprio easy come cosa, però non avevo ben compreso la...
la situazione. Forse anche il pompazzo non aiuta. A sparare con precisione a quei cosi più lontani. Ok. Adagio l'operatore nella capsula di estrazione. Secondo me è molto molto intrigante. Certo, poi bisognerà vedere in... Operatore salvato. Ora siamo pronti a farlo anche sul campo. È possibile richiedere l'estrazione al punto di estrazione. XP incassati estraendo ora. L'estrazione non è alla fine dell'intervento sul campo. Quindi diciamo che non abbiamo completato l'obiettivo. Il protocollo che procede l'estrazione della terza zona. Vabbè, però utilizza il treno RV per la prima volta. E diciamo che abbiamo lasciato in giro qualcosa. Non lo so, può essere, però siamo vicini, altrimenti addio, ritorno alla base. Tanto alla fine questo era il succo del training, almeno. Mettiamoci così anche nelle incursioni reali e riusciremo a contenere gli Arcane. Ok. Operatori non ottengono progressi. Vabbè, ci sta. Questo era giustamente l'allenamento un pochino per capire la situazione. Però volevo farlo perché mi sembra anche giusto. Poi. Schiera operatori React. Studio training. Studio il training RV. Vediamo un pochino che roba. Non ci posso. Ah no, siamo un intero ecosistema. Passo felpato. Siamo pronti. In che senso? Elimina i nidi. Uccidi furtivamente i nemici. Completa tutti gli obiettivi del training RV. Ricerca in corso, ok. Oppure c'è il schiera operatori reali qua. Okay. Dobbiamo scoprire tutto il possibile sugli Arcane, o per noi è finita. Va bene, quindi queste immagino che siano per l'appunto le missioni della campagna, chiamiamola così. Certo, come detto, la cosa migliore è giocarlo in multiplayer. Vediamo se avrò l'occasione di farlo, se magari cercheremo giocatori randomici. Anche se, naturalmente, aspetto il vostro commento, il vostro feedback, perché voglio vedere se vi garba, se vi può interessare l'idea. Insomma, fatemi sapere la vostra, se vi piacerebbe vedere altri video. Ditemelo nei commenti, lasciate like e condividete. Mi raccomando, seguitemi anche sull'altro sito per le live, dove vi ricordo che se avete Amazon Prime potete collegare l'account per abbonarvi, per supportarmi in modo totalmente gratuito per voi. E seguitemi anche su Instagram, secondo canale, eccetera eccetera. Va bene, noi ci vediamo alla prossima. Comunque, per il momento le prime impressioni con questo Rainbow Six Extraction sono molto positive, molto positive. Certo, c'è ancora da provicchiarlo un po' più a fondo. Abbiamo fatto il training, però come detto il primo impatto per il momento è positivo. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Un saluto a tutti da Quel Tale Ale.